Buongiorno a tutti, sono Damiano Dordi e oggi avrei veramente piacere di farmi accompagnare da voi in una visita all'interno della nostra enorme concessionaria. Come vedrete faremo parecchi passi, andremo a visitare i reparti che compongono la nostra azienda e lo farò con il rispetto di tutte quelle che sono le normative, i protocolli di sicurezza per quanto riguarda il Covid-19. Come vedrete incontreremo dei colleghi e quindi in quell'occasione mi vedrete con la mascherina. In questo momento, siccome sono solo all'interno di questa struttura, posso parlarvi liberamente. Partiamo dal salone dell'usato di Dasveltauto. Il nostro salone dell'usato Dasveltauto è composto da due piani. Siamo in questo momento al primo piano, dove oltre al salone abbiamo dietro quella parete il reparto back office delle pratiche dell'usato. Bene, io direi che possiamo cominciare, visto che il percorso è lungo, andiamo. Ecco, ci troviamo quindi nel nostro ufficio back office delle pratiche usate. Ciao ragazzi! Ciao! I colleghi sono operativi, come vedete sono tutti operativi in assoluta sicurezza. Proseguiamo. Ciao ragazzi! Ciao. Questo è il piano terra del salone Dasveltauto. All'interno del salone Dasveltauto, come vedete, abbiamo tutte le vetture usate di ogni brand ed è il brand dell'usato prevalentemente dedicato alle marche Volkswagen, Seat e Skoda. Possiamo abbandonare il salone Dasveltauto e attraversiamo la strada per entrare nella struttura Audi. Alle nostre spalle abbiamo l'ingresso del nostro showroom Audi, showroom dedicato interamente alla marca Audi, Audi Sport. Vi faccio entrare e all'interno vi racconto un pochino qualcosa del nostro salone. Prego! Eccoci, siamo all'interno del nostro showroom Audi. Showroom interamente dedicato alla vendita delle brand Audi, Audi e Audi Sport. Nello scorso anno la nostra concessionaria ha venduto 2350 Audi nuove. Alla mia destra vedete la reception, l'area reception e tutta l'area di esposizione delle vetture Audi con l'intera gamma. All'estrema destra abbiamo l'ingresso dell'accettazione, quindi ricevitori per quanto riguarda la parte service. Sopra, e poi andremo a fare una visita, abbiamo gli uffici dedicati al reparto flotte e al nostro Audi Manager. Seguitemi, andiamo in ricezione. Ecco, questa è l'area dedicata alla ricezione dei clienti del service, interamente dedicata al cliente per quanto riguarda la parte relativa al post vendita. Vi faccio vedere l'area segreta. Ci fermiamo qui, non andiamo oltre, perché come potete vedere questa è un'area interamente dedicata ai tecnici ed è vietato l'accesso a chi non fa parte dell'organizzazione. Come vedete l'organizzazione è veramente precisa e puntuale. Abbiamo un reparto dedicato alla riparazione delle vetture, quindi con i ponti per tagliandistica e riparazione, e alla mia destra abbiamo il magazzino interamente dedicato all'officina Audi. Alle vostre spalle invece abbiamo il reparto consegna vetture nuove Audi. Bene, ora vi chiedo di seguirmi e proseguiamo ai piani superiori. Siamo davanti all'ufficio del nostro Audi Manager, Massimo Girino. Massimo, vieni che ti facciamo conoscere. Ecco Massimo Girino, nostro Audi Manager, colui il quale l'anno scorso ha avuto la capacità e la regia di realizzare 2350 consegne di Audi nuove. Grazie Max, grazie, avanti così. Buona giornata. Ciao caro. Questo è il nostro reparto flotte, dedicato interamente al reparto del mondo noleggio.
ed è comunque un reparto che è storico all'interno della struttura della Fratelli Giacobbe. Proseguiamo nell'area superiore. In questo momento ci troviamo nell'area espositiva dello showroom Audi Prima Scelta Plus. Le vetture che vedete sono tutte vetture del brand Audi, del reparto usato, certificate Audi Prima Scelta Plus. Proseguiamo, vi faccio vedere un'altra area molto interessante che è il deposito delle nostre vetture nuove. Prego. Ecco, come vedete, guardando a sinistra, a destra e sopra, abbiamo solo autovetture nuove a stock. Sono vetture destinate ai nostri clienti che hanno ordinato la vettura e pronte per la consegna. Abbiamo diverse vetture nuove in attesa di preparazione per essere consegnate ai nostri clienti. Stiamo accelerando il processo di consegna delle vetture perché, come potete ben immaginare, i quasi 2 mesi di fermo legati alla pandemia hanno un pochino creato qualche problema a livello di consegna delle vetture. Oggi il processo è stato accelerato, noi abbiamo aperto la struttura, l'organizzazione dal 4 di maggio con l'azienda in sicurezza e dal 4 di maggio stesso abbiamo cominciato a immatricolare e procedere alla consegna delle vetture che i clienti stavano aspettando prima della pandemia. Nel frattempo, settimane dopo settimane, anche l'affluenza presso i nostri saloni è tornata ad essere un'affluenza degna di nota. Noi siamo comunque molto contenti, stiamo mettendo passione ed entusiasmo per cercare di rispondere nel miglior modo possibile a quella che è la crisi che inevitabilmente ha colpito l'economia nazionale e di conseguenza anche il nostro reparto. Siamo all'interno del nostro salone Audi Prima Scelta Plus. Nello scorso anno la nostra concessionaria ha consegnato 3.600 vetture usate, sia del brand Audi Prima Scelta Plus che del brand Das Welt Auto, dove siamo stati all'inizio del nostro percorso. Come vedete, questo è un showroom molto molto colorato e sicuramente uno showroom in cui gli appassionati possono trovare tutto quello che stanno cercando all'interno del brand Audi, quindi sia Audi che Audi Sport. Ciao ragazzi, ciao ciao! E ora usciamo da Audi Prima Scelta Plus e ci avviciniamo al mondo Volkswagen. Bene, da qui lasciamo il mondo Audi e ora ci avviciniamo al mondo Volkswagen. Seguitemi! Eccoci davanti al nostro showroom Volkswagen. All'interno dello showroom troveremo il brand veicoli commerciali e il brand delle vetture. Dopo la postazione di ricezione trovate anche la parte relativa al service, con l'area accettazione dedicata al personale dell'assistenza. Prego, seguitemi, entriamo in Volkswagen. Indossiamo la mascherina perché, come vedete, all'interno dello showroom ci sono dei clienti, quindi per il tema della sicurezza manteniamo tutte le procedure adottate in termini di protocollo. Come vi dicevo, alle nostre spalle abbiamo la reception, che è un'area dedicata al commerciale e al service. Il service si trova alla mia destra sotto quel reparto. Questa è tutta l'area dedicata all'esposizione delle vetture nuove Volkswagen e alla destra abbiamo i veicoli commerciali Volkswagen. Sopra abbiamo un reparto dedicato al back office per quanto riguarda le pratiche amministrative delle vetture nuove. Ora, se mi seguite, andiamo a conoscere i manager della nostra marca Volkswagen. Prego. In questo ufficio abbiamo Roberto Negri, che è il nostro responsabile vendite vetture Volkswagen. Vieni Roberto. Ciao Roby. Ciao Fabiano. Grazie. Buon lavoro, caro. E ora andiamo a salutare Paolo Damaschi, che è il nostro Volkswagen Manager. Prego.
In questo ufficio abbiamo il nostro Volkswagen Manager, Paolo Damaschi. Ciao Paolo! Ciao a tutti! Vieni, vieni, fatti vedere in piedi. Paolo lo riconoscete perché è l'unico in azienda ad avere questa bellissima mascherina. Grande Paolo, buona giornata. Grazie. Grazie caro. Ora proseguiamo e andiamo nell'area service della nostra concessionaria Volkswagen. Eccoci, qui siamo nella zona ricezione del nostro service Volkswagen. Complessivamente il nostro service lo scorso anno ha registrato 36.500 passaggi d'officina, cioè per quanto riguarda le quattro marche che rappresentiamo, quindi Audi, Seat, Skoda, Volkswagen e Volkswagen veicoli commerciali, lo scorso anno sono stati registrati 36.500 passaggi d'officina. Ora, se mi seguite, andiamo a vedere anche qui l'officina della Volkswagen. Qui siamo all'ingresso della nostra officina Volkswagen, dove vengono assistiti sia i veicoli commerciali della marca Volkswagen che le vetture della marca Volkswagen. Come vedete, questa è una zona vietata all'accesso alle persone non autorizzate, quindi noi oltre a questa striscia non potremo andare. Però, come vedete, la struttura, l'organizzazione è veramente un'organizzazione di primo livello. Ora proseguiamo e andiamo a visitare la nostra marca Skoda. Bene, siamo davanti alla nostra concessionaria Skoda, ora vi portiamo all'interno dello showroom Skoda e proseguiamo così nella nostra visita. Prego, seguitemi. Siamo all'interno del nostro showroom Skoda, come vi dicevo, lo scorso anno la nostra concessionaria Skoda ha consegnato 1950 vetture nuove, quindi anche qui numeri assolutamente di rilievo. Alle spalle abbiamo la nostra reception con tutta la protezione, qui le nostre regole di comportamento all'interno dei nostri saloni. E ora andiamo a salutare il nostro Skoda Manager, Marco Olcelli. Seguitemi. Bene, siamo davanti all'ufficio del nostro Skoda Manager, Marco Olcelli. Marco, vieni che ti faccio conoscere i nostri amici. Ciao Marco! Ciao Damiano, buongiorno a tutti! Marco Olcelli oggi è Skoda Manager, ma è già nostro Fleet Manager. Stiamo aspettando che arrivi il suo sostituto. Che casacca. È più bello di lui, quindi abbiamo fatto un cambio di personaggio. Comunque, grazie Marco, complimenti per il numero dell'anno scorso e grazie. Forza coraggio quest'anno. Grazie. Ciao Marco, grazie. Ciao, buon lavoro a tutti. Grazie. Questa è l'ingresso della nostra service Skoda. Allora, alla mia sinistra abbiamo l'ingresso del service Seat, mentre alle mie spalle abbiamo la nostra carrozzeria che è specializzata. Siamo comunque una concessionaria che nasce in origine come carrozzeria nel lontano 1968, quindi abbiamo 52 anni di storie alle spalle con i nostri fratelli Giacome, che sono ancora in azienda e ancora sono la nostra linea, la nostra fonte di ispirazione quotidiana. Sopra abbiamo quello che vediamo è un primo silos deposito di vetture nuove. Ora, se proseguiamo, andiamo a visitare l'area di deposito di altre vetture nuove. Siamo all'interno dei capannoni dedicati al deposito delle nostre vetture nuove. Sono tre capannoni speculari, questo è il primo. Adesso entriamo a sinistra nel secondo. E in fondo abbiamo il terzo capannone delle vetture nuove. Eccoci, il nostro viaggio all'interno dell'azienda Fratelli Giacome si sta per concludere. Siamo davanti alla nostra marca Seat e vi porterei all'interno della marca Seat, così vi racconto anche qualcosa del brand Seat e Cupra. Prego, seguitemi.
Eccoci, siamo all'interno del nostro salone Seat, come vi dicevo Seat e Cupra, siamo concessionari anche per il prestigioso brand sportivo del gruppo spagnolo. La nostra concessionaria lo scorso anno ha sviluppato 1300 Seat nuove, quindi altro brand che ci ha dato veramente grandissime soddisfazioni. Ora, se mi seguite, andiamo a conoscere il nostro Seat Manager. In questo ufficio abbiamo il nostro Seat Manager, in questo momento occupato. Ciao Matteo, basta un saluto. Matteo Tiberio, il nostro Seat Manager. E ora proseguiamo e andiamo nel mio ufficio. Prego. Eccoci. È stata una lunga passeggiata, spero che sia stata piacevole anche per voi. Scusatemi, ma oggi fa veramente molto caldo. Sono molto contento che mi abbiate seguito nella visita della nostra concessionaria. Mi rendo conto che è molto grande, perché stiamo parlando di circa 60.000 metri quadrati di struttura. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito fino a qui. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti e a presto.